Allora, buongiorno a tutti gli amici di Interforze. Oggi seconda puntata di Interforze mai da dilettanti. Abbiamo i nostri ospiti, insomma, il nostro amico, vai che è un'istituzione del sito, Pino Alessandro, e a New Entry il nostro amico anche nuovo, Nicola Samera, direttore sportivo del Sambiase. Insomma, un bel duo. Sicuramente ci sarà anche da parlare perché queste partite domenica hanno lasciato strascichi sicuramente molto importanti. Cominciare subito con il nostro nuovo amico Nicola Samera. Allora, Nicola, benvenuto. Insomma, quest'anno questo Sambiase, dopo la cogente retrocessione dell'anno scorso, dovuto anche a fatti non solo calcistici, insomma, conta di ripartire bene. Insomma, avete cominciato bene a Cassano, domenica, insomma, una partita un po' strana. Sul giornale, sul quotidiano, ho letto, insomma, che c'è stata una grande polemica, insomma, di un rigore poi alla fine per voi che vi ha permesso di pareggiare la partita, che insomma ha mai fu il di là, ecco. Poi insomma illustrarci quello che è successo, insomma, e dice un po' come il Sambiase vuole, insomma, voglio tornare diciamo, ai fasti di un tempo. Allora, ciao Francesco, grazie per l'invito innanzitutto. Guarda, noi Sambiase praticamente l'anno scorso è stato retrocesso per motivi extra calcistici praticamente. Quest'anno per noi è un anno zero. Della scorsa stagione praticamente sono rimasti 3-4 ragazzi, abbiamo rifondato proprio dalle basi tutta la squadra. La partita di domenica io ho visto su alcuni quotidiani dei titoloni, risse, non è successo niente di Comunque tutto. si parla anche di risse, insomma, però. No, non è successo niente di tutto ciò. C'è stato solo un po' di nervosismo, tra le panchine perché, diciamo che anche l'arbitro, non è stato bravo a tenere bene le redini della partita. Non c'è stata una condotta lineare e quindi c'è stato un po' di nervosismo, ma nessuna rissa, nessuno di quanto c'è stato scritto sui titoli. L'Abruzium è una ottima squadra, lo sapevamo, una squadra scorbutica, una squadra che gioca anche bene, che si difendono in 10 dietro la linea della palla e sapevamo che era una partita complicata, che si è messa subito in discesa per loro perché sono passati dopo 7 minuti, se non sbaglio, in vantaggio, quindi siamo entrati subito nel loro terreno favorevole, cioè perdere tempo, fare falli, però ci sta, nel calcio non ti regala niente nessuno. Siamo riusciti a pervenire al pareggio meritatamente perché abbiamo fatto un grande secondo tempo, c'è stato un fallo di reazione in area da parte del loro difensore su Bernardi, il rigore è sacrosanto. E poi addirittura nei minuti di recupero eravamo riusciti a ribaltare la partita. Le immagini mi dicono che il fuorigioco non ci fosse, che è stato assegnato sul gol, però ormai non possiamo recriminare niente. Senti, ti volevo chiedere, ma abbiamo detto il Sambiase, insomma, adesso ha ricominciato un nuovo corso, diciamo. Ma ti chiedevo, questo fattore anche del campo, visto che ancora, dico, non so se l'Allegri ha detto il parere, quando ti gioca da Sambiase domenica? No, noi giochiamo a Belvedere. No, no, ti chiedevo il campo che voi lo giocate, Sì, giocheremo a Renda le partite. no, 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 ti chiedo, arrenda, perché l'altra volta ho visto che non erano. L'omologazione è stata concessa oppure ancora? Allora, praticamente hanno concesso l'omologazione ufficiale venerdì mattina, 2 giorni prima della partita. Ci sono stati dei problemi burocratici più che altro tra la Lega, il comune, chi aveva fatto il campo, non ho ben capito. Comunque, l'omologazione ufficiale è stata data venerdì mattina e noi faremo tutte le partite in casa a Renda, senza nessun problema. E ti chiedevo, adesso diciamo che avete installato anche il fattore campo, ci sono come di muoversi, insomma, soprattutto voglio dire, la squadra è stata, come dire, costruita per cercare di fare il salto di categoria, oppure, insomma, so che ci sono molti giovani, ecco, ti chiedevo, però queste prime 2 giornate sono promettenti, insomma, 4 punti dopo 2 giornate non sono male, anche perché ho visto che
in classifica non siete messi, diciamo, benino, ecco. Sì, sì, abbastanza bene. Allora, l'obiettivo stagionale del Sambiase è salvarsi, anche l'ultima giornata, ma salvarsi. Come ti dicevo prima, abbiamo rifondato completamente la squadra, abbiamo puntato su quasi tutti i giocatori giovani, anche parecchi 97 che magari le altre squadre non utilizzano più perché non sono più under, noi l'abbiamo presi. Abbiamo puntato su giovani affamati, con voglia di emergere. Ti faccio un esempio, domenica avevamo in campo una squadra con una media età inferiore ai 22 anni. Quindi l'obiettivo deve essere per forza la salvezza. Ovviamente quest'anno deve essere, dobbiamo porre le basi affinché l'anno prossimo potremmo fare il salto di qualità, perché la promozione a Sambiase sta stretta. Senti, comunque vorrei anche ringraziare anche pubblicamente il tuo detto stampa che ci ha permesso anche di averti qui con noi, come è stato il Sambiase, insomma lo ringraziamo e speriamo magari di avere anche lui qualche giorno pure per darci delucidazioni anche in merito a questo. Sì, sì, Antonio Carolè, il nostro addetto stampa a turno, quando ci inviterai non ci sarà nessun problema a partecipare. Senti, ora ti chiederei una domanda, ecco. Come vedi questo girone? Ecco, hai visto un po' questi risultati? Insomma, ci sono due squadre, per esempio, tre squadre a punteggio pieno, ho sorpreso anche la Juvenile che è riuscita a fare il bottino nero per due partite. Anche il Primo Sport si è ripresa da sabato a Fiume Freddo, insomma, è riuscita a vincere la partita e ritornare, insomma, in carreggiata. E tu come vedi questo girone? Lo vedi squadre, a parte la Silana, altre squadre che sono già favorite, che però avevano fatto poi, come dire, un capitombolo domenica. Anche la Rossanese, che sembrava anche una grande squadra, però domenica è stata beccata. Pensi che ci sia pure un po' di equilibrio in questo girone? Perché vedo che magari, o ancora secondo te, magari qualche squadra non è messa bene a punto, e allora può succedere che, insomma, troviamo questi risultati un po'. Allora, questo girone è molto complicato. Guardando le rose di quasi tutte le squadre, si trovano giocatori di eccellenza che ormai giocano in promozione. Possiamo parlare che è una mini eccellenza. Le due squadre di Rossano, il Corigliano ha fatto un'armata, la Juvenilia secondo me non è una sorpresa perché è una buona squadra, il Roggiano, anche se ha perso in casa, però è un'ottima squadra, la Silana, sono tutte squadre forti. La Promosport ha fatto un buon campionato l'anno scorso e quest'anno sicuramente si ripeterà. Sarà un campionato molto molto difficile, vedo molto livellato verso l'alto il campionato. Ora diciamo che domenica andate a Belvedere, il mio amico Rinaldi, che lo Thomas Rinaldi, che lo conosco. Sappiamo che è una squadra, il Belvedere, che si è costruito da poco, costruito perché fino a poco più dell'inizio del campionato c'era anche il dubbio che potesse partecipare, però abbiamo visto poi che alla fine sono riusciti a trovare un allenatore e a fare pure un'ottima squadra, da quanto mi sembra, mi diceva l'amico Rinaldi, che salutiamo. Ciao Thomas, magari domenica quando arriveranno gli amici di Sambiase, che se sembra, ma lo sappiamo che siete una squadra tranquilla, insomma, vedo una bella partita e non si parla solo di sport, ma sono sicuro di questo. Ti dicevo comunque, Nicola, comunque voglio dire, come vedi questa partita domenica? Insomma, pensi che se posso riuscire a fare bene oppure è sempre un'incognita? Ecco. Allora, noi prima di tutto abbiamo una partita domani, abbiamo la Coppa Italia a Paola. Dopo la Coppa Italia cominceremo a preparare la partita di Belvedere. Sappiamo che sarà una partita difficilissima, anche se loro sono partiti in ritardo, però hanno preso giocatori sempre di categoria, come ad esempio De Luca, il Bomber. Quindi sappiamo che troveremo una squadra affamata di punti, però noi andremo lì a giocarci la partita tranquillamente. Adesso volevo, insomma, chiederti anche un'altra cosa, insomma. Nicola, ora so che tu tra poco devi andare via perché purtroppo sei impegnato col lavoro. Mi sembra, insomma, che vuol dire questi giovani promettenti che, beh, si possano, come dire, dare anche, diciamo, qualche soddisfazione ai tifosi, insomma, che giustamente anche la piazza è importante, perché sicuramente sono rimasti un po' delusi di quello che è successo l'anno scorso. E sicuramente vorranno almeno avere la sensazione di vedere una squadra che almeno, non dico come dici tu, possa vincere il campionato, però almeno possa dare soddisfazioni e che lotti su ogni campo. Ecco.
Allora, fino a questo momento i tifosi ci sono stati molto vicino, hanno capito che è una squadra giovane e che hanno bisogno, i ragazzi hanno bisogno del loro supporto. Io sono convinto che questi ragazzi... Continuiamo con l'amico Pino Alessandro, che insomma ci può sicuramente dare sicuramente qualche notizia anche sul filo caso, insomma, che insomma domenica anche so che ha avuto una partita un po' difficile, magari con qualche giocatore in più, magari che so che avete fatto già un acquisto. Mi avevi detto Pino, insomma, ecco. Intanto saluto, ciao Francesco. A tutti, insomma, grazie. Un buon saluto, cioè, spero di partire ancora Nicola, comunque, speriamo. Allora Pino, sei sempre l'eterno ospite di Interforze, allora ti chiediamo questa nuova, insomma, società, secondo il tuo caso. So che tu sei particolarmente affezionato a questa piazza, e ti chiedo, l'arrivo di Giovanetti, che è un ottimo giocatore, l'ho visto pure con San Gregorio, sicuramente darà più lustro al filo caso. Però pensi che con l'arrivo di Giovanetti i problemi siano risolti? In parte, oppure che ancora siete, c'è un cantiere ancora in costruzione, Pino? So che tu la tua squadra le costruisci sempre, ci vuole un po' di tempo, però una volta che riesci a trovare, come dire, il bandolo della matassa, poi guai chi incontra Pino Alessandro. Che ne pensi, Pino? Intanto buonasera Francesco, grazie per l'invito. Sicuramente Simonetti sarà un buon innesto per noi, un ragazzo che conosco già, averlo avuto 2 anni mi permette di sapere già che tipo di aiuto ci possa dare, quindi sicuramente da questo punto di vista è un ragazzo che darà senz'altro il suo contributo. Per quanto riguarda la partita di domenica scorsa, sicuramente era una partita difficile perché la Villese arrivava dalla partita d'esordio persa di misura a Bovalino, per cui aveva tutta la voglia e le intenzioni di cominciare il proprio campionato in casa, quindi al massimo dell'entusiasmo, oltretutto debuttando nel proprio campo, quando fino all'ultimo insomma non era certo che potesse disporne, per cui sicuramente affrontavamo una squadra che nonostante la sconfitta comunque arrivava molto carica ed euforica per questo esordio. Noi sapevamo questo, avevamo discrete notizie sul loro conto. Devo dire che la partita senz'altro ha confermato le difficoltà che pensavamo, ma paradossalmente, nonostante il risultato, devo confessarti che comunque il più delle volte si viene castigati, così è successo a noi, che all'ultimo secondo, all'ultimo minuto di recupero, al sesto minuto di recupero, oltretutto una palla nostra gestita male, ha dato il là al gol più che della domenica, direi dell'anno, di un ragazzo oltretutto di ottime qualità della Villese, che ha messo questa palla dentro sotto il set giusto una frazione di secondo prima del gong finale, per cui diciamo che in conclusione sono sicuramente soddisfatto della prestazione, sicuramente soddisfatto dell'impegno dei ragazzi, di quanto e di come abbiano interpretato la partita. Non lo posso certo essere né delle occasioni troppe onestamente sciupate, ancora meno del risultato, perché già il pari era un risultato che ci stava sostanzialmente stretto, direi anche tanto, addirittura poi arrivare a perdere, ma come ti dicevo nel calcio poi questo capita molto spesso, quando si sbaglia così tanto poi alla fine si paga dazio ed è quello che è successo a noi. Pino, senti, io adesso ti vorrei chiedere una cortesia, anche se giustamente tu non ti fai attratto gli altri, però abbiamo visto insomma che questo campionato, insomma questi campionati della nostra anche di quel girone A, che girone B, non è cominciato bene per la metina, insomma, diciamo anche il Maida domenica ha perso in casa con 2-0 con Rombiolo, una partita insomma sicuramente non giocata secondo me all'altezza, perché anche se non ci sono, mi hanno raccontato un po' che il Maida forse è stato un po', come dire, un ingenuo per cadere nella trappola magari del nervosismo, perché con 2 espulsi credo, come sembra anche, la partita poi è finita 2-0, però non credo che non, insomma anche il Fronti a San Giovanni in Fiore sono usciti almeno indenni, anzi diciamo che la
squadra di Ernesto è riuscita anche a vincere a Prima Freddo e portare un po', diciamo, un po' di amatori. Secondo te qual è il problema del calcio da ritiro? Cioè, è un problema di economico, un problema di testa, un problema, insomma, secondo te cose, anche se tu sei di Vibo, giustamente sei ormai vivo alla Lamezia da diverso tempo, sì, cui... cioè, vuol dire, conosci bene il calcio, conosco abbastanza bene la realtà. Ecco, tu come, guarda, come vedi questa situazione, discorso Vigor Lamezia a parte, che ovviamente, insomma, anche Vigor Lamezia, diciamo, sappiamo, ecco, tutti quello che è successo, adesso si trova ad affrontare, diciamo, una prima categoria con una società e una terza pare con un'altra, e questo dal mio punto di vista sicuramente non fa bene alla Vigor Lamezia come società, insomma, storica di questo comprensorio, perché credo, però è una opinione personale, insomma, questo comporti in qualche modo una sorta di dispersione di energie e di forze, che invece, soprattutto dopo una ricaduta così rovinosa, probabilmente sarebbe stato opportuno evitare. Quindi il discorso Vigor credo meriti un discorso a parte e soprattutto magari in un altro momento. Per quanto riguarda le altre società impegnate nel campionato di promozione, intanto la Promosport, dopo l'inattesa comunque sconfitta iniziale in casa contro lo Juvenilia, è andata subito a riscattarsi domenica scorsa fuori casa, per cui a San Lucido, se non sbaglio, per cui ha dimostrato subito una grande forza di carattere, insomma, una squadra che ha subito saputo mettersi alle spalle la battuta iniziale, sapendo resettare tutto e quindi ripartendo col piede giusto, per cui la vedo comunque proiettata a fare sicuramente un campionato senz'altro positivo. Poi quanto e come potrà dirlo solo il tempo, perché, insomma, non dimentichiamo che siamo soltanto alla seconda partita di campionato, però è una società, è una squadra che hanno già una certa compattezza, una certa conoscenza, un certo rodaggio anche nella categoria stessa, per cui secondo me è destinata a fare bene. San Biase, certo, dopo la retrocessione per certi versi inaspettata e dolorosa, insomma, no? Per motivi, come diceva il direttore, extra calcistici, aveva necessità sicuramente di resettare un po' tutto, di azzerare e quindi ripartire con un nuovo progetto. Io ho avuto modo un po' di seguirlo anche dall'esterno, credo che in effetti il progetto San Biase preveda un progetto sicuramente a lungo termine, perché c'è una grande percentuale, una grande presenza di ragazzi, di giovani, per cui ovviamente sarà difficile chiedere subito dei risultati nell'immediato, anche se nel calcio poi mai dire mai, anche perché, insomma, oltre ai ragazzi relativamente giovani che ci sono, mi pare, anche dei giocatori esperti, insomma, Bernardi su tutti, per cui ha cominciato il campionato col piede giusto. 4 punti nelle prime due partite sicuramente sono un buon viatico per creare i presupposti sicuramente per un campionato importante. Pino, ecco, comincio la prima parte, perché abbiamo, spiego, la prima parte della, adesso tra poco ci mettiamo con un collegamento telefonico con Fioretti, così potremmo anche vedere qualcosa insieme a lui, che, diciamo, oggi non è potuto essere qua perché è a Cosenza per lavoro, però mi ha promesso che per le, diciamo, per le 4:30, 5:15 mi avrebbe dato un po' di spazio, ecco. Va bene. Tanto, diciamo, allora, benvenuto anche il nostro amico Pasquale Di Mundo, che, insomma, è allenatore, insomma, anche di nota esperienza, anche avversario di Pino Alessandro, se non sbaglio, giusto, Pino? Ci siamo incontrati diverse volte, è stato sempre un piacere, perché Pasquale è uno degli allenatori più preparati e meno reclamizzati che ci sono in giro, e quindi ogni qualvolta lo incontro è sempre un piacere. Pasquale, senti, ti volevo chiedere un po' una notizia su questo girone B, sulle squadre tipo Regine, Bagnara, Gioiese, insomma, Gioiosa, che mi dici, insomma, anche, diciamo, di questo Maida, parliamo di questo Maida che non riesce a ingranare, 2 sconfitte consecutive, ecco, secondo te, il tuo parere, qual è il problema del Maida e chi vedi meglio in questo girone, mister? No, non c'è.
Pronto? Mi senti? Mi senti? Sì, adesso sì. Ti chiedevo, ecco, ti volevo chiedere qualche notizia su queste squadre del Regino, insomma, dove c'è anche nel Girone, c'è anche Pino Lestrano col filo caso, però ti chiedevo un po' notizie su queste squadre di giù, della Bagnarese, Bocale, insomma, squadre che conosciamo poco, che tu magari conosci meglio di noi. Qualche notizia, poi ti vorrei chiedere, secondo te quali sono i problemi del Maida? Due sconfitte consecutive, secondo te è un problema di testa, un problema di girone, un problema insomma di che cosa secondo te? No, salve a tutti in ogni caso, ciao Pino, ciao a tutti quanti. Secondo me le prime partite sono sempre partite che possono dire molto come possono dire poco, perché bene o male trovi molte volte squadre che le prime partite, le prime due o tre partite riescono a fare bene e poi invece si posizionano nella loro classifica reale, perché poi alla lunga i valori vengono fuori. Io penso che il Maida in ogni caso sicuramente farà bene, perché bene o male già dall'anno scorso in promozione, con le proprie forze, per bene, facendo emergere giovani del vivaio, dei dintorni. Secondo me in questi paesi l'obiettivo è questo, forse almeno non mi hanno mai capito, ecco perché io un pochettino mi sono autodelineato da queste realtà dilettantistiche da adulti, perché purtroppo molte volte io non mi trovo in capisco, in concordanza, Pasquale, di idee con gente che certo. Io concordo pienamente, Pasquale. E far migliorare i giovani, questo è il assolutamente mio obiettivo. Sì, assolutamente sì. Purtroppo in molte società non hanno questa pazienza e poi vanno a finire come purtroppo la nostra. No, ma hai perfettamente ragione e concordo pienamente. Ti ripeto, Filogaso è una società di persone per bene, persone serie, sanno di poter fare un certo tipo di passo e non di più. Lo dimostra il fatto che l'organico quest'anno del Filogaso è praticamente esattamente quello dell'anno scorso, eccezione fatta per l'attaccante Tripodi, che oltretutto era andato via già al campionato in corso. Le uniche eccezioni al momento sono appunto, come diceva Francesco, l'anno scorso se non mi sbaglio c'è stato qualche piccolo problemino, perché il mister ha avuto problemi, poi ha lasciato. Ma è stato fatto comunque anche l'anno scorso da parte di Domenico, di mister Sisi, un ottimo lavoro, un ottimo campionato. No, è una bravissima persona, per l'amore di Dio. Assolutamente. Ma ti dicevo proprio questo, in effetti quest'anno è lo stesso organico, con l'aggiunta di Gregorio Simonetti, come diceva Francesco poc'anzi, più Angelo Di Siena, che è comunque un ragazzo che credo ci possa dare quel pizzico, oltre che di qualità, soprattutto di esperienza in più, che una squadra come la nostra ha bisogno nel dover affrontare un campionato particolarmente duro, come giustamente dicevi tu prima, e quindi avere qualche uomo con uno spessore caratteriale insomma un po' più importante. Sicuramente sarà importante per noi, ma confermo, l'obiettivo nostro è quello di salvarci, di divertirci, cercare di valorizzare qualche ragazzetto, e soprattutto attraverso il divertimento di la prossima partita con chi la giocate? Proprio con quella Stilese di cui parlavi tu poc'anzi, in casa a Filogaso, con la Stilese. Con la Stilese. Stilese. Ah, con la Stilese. Sì. Senti, mister, posso interrompervi un attimo? Voglio chiederti una domanda. Mister? Dimmi, ti sento. Si parlava molto bene alla vigilia del campionato di questa Bagnarese che, insomma, dopo aver vinto con difficoltà col Maida, domenica addirittura ha perso a San Gregorio. Cioè, tu che ne pensi? Cioè, che ne vanno tutti bene, però i Bocale e Brancaleone si sono confermate come squadre insomma di buon livello, ma secondo il Brancaleone
ha una tradizione calcistica pure non indifferente, quindi Brancaleone anche molte volte certe squadre, anche con il blasone che hanno, molte volte ecco, ti mettono in difficoltà già solo con il loro blasone. Quindi la Bagnarese diciamo che è stata sempre una squadra molto forte perché non ci dimentichiamo che molti dei giocatori più forti in assoluto a livello dilettantistico calabrese, molti sono nati a Bagnare e hanno dato, ancora adesso danno del filo da torcere, quindi Bagnare è stata sempre una cucina di giocatori importanti, però ha avuto alti e bassi, quindi io onestamente la Bagnarese la prenderei con le pinze. Poi alla lunga dimostrerà il proprio valore, però sta a vedere la tenuta dirigenziale e via dicendo, perché ultimamente hanno avuto sempre un pochettino di problematiche a livello dirigenziale, leggevo che molto probabilmente all'inizio nemmeno si sapeva se riuscivano a scriverla, quindi un pochettino ecco. Va presa così, ecco. Poi andando avanti, poi si vedrà se è un cavallo di razza. Però io dico se tra Bocale e Brancaleone, quindi secondo me sarà una bella lotta. Comunque, so che l'allenatore della Bagnarese è delle tue parti, insomma, Saffioti che è di Laureana, se non sbaglio, giusto? Dimmi, non ho capito. Dicevo, l'allenatore della Bagnarese è Saffioti Sì. che è delle tue parti, di Laureana di Borrello, se non sbaglio. Saffioti? È Saffioti. So che giocava a Saffioti Laureana. non è di Laureana di Borrello. Ah no, la... Saffioti ha giocato a Laureana. Ho capito, ho capito male, insomma, sicuramente Saffioti ha giocato nel Laureana, ha giocato nella Palmese, ha giocato a Rocella, a Rosarno. No, Saffioti è il giocatore, Saffioti. Ho capito. Comunque, dico che sia pure bravo, che è molto bravo come allenatore, però diciamo che Ma sicuramente. là, Bagnara, tra l'altro Bagnara, adesso io mi sfugge il nome, però Bagnara, là nei dintorni ci sono tanti bravi allenatori, quindi. Ma poi l'allenatore fa la squadra, però se hai gli elementi, se gli elementi è bravo pure l'allenatore, altrimenti può essere bravissimo l'allenatore, ma se ha elementi medio-alti, difficilmente riesce a vincere un campionato. Può essere bravissimo quanto vuoi, però purtroppo i giocatori vanno in campo. Molte volte l'Inter domenica non meritava di vincere contro il Crotone. Penso che chi si è vista la partita, almeno dalla telecronaca, parlava che se il Crotone stava a 2-0 non c'era niente da recriminare. Invece poi ha vinto l'Inter 2-0. Perché la differenza l'hanno fatto i vari giocatori, il portiere e Perisic, che hanno dato sì che anche giocando male l'Inter ha vinto la partita. Purtroppo tra le squadre medio-alte e le squadre alte la differenza molte volte le fanno i giocatori importanti che puoi avere in rosa. Senti, un'ultima domanda, Pasquale, poi ti lasciamo. So che sei impegnato anche tu al lavoro. Sì, no, sì, che sto ho fretta pure che ho i ragazzini Sì, che sì, mi sì. aspettano fra Solo poco. questo. E un pronostico sulla domenica, sulla partita Bovalinese-Maida. Cioè, come vedi questa partita? C'è il Bovalino. E Ecco. il bovalino è una brutta gatta da pelare, Francesco. È un ambiente abbastanza caldo è abbastanza ostico pure, perché è una tifoseria, è una squadra molto agguerrita, ecco, una di quelle dei regini che lascia poco spazio. E quindi mi dispiace, onestamente spero che in ogni caso sia una bella partita e che vinca il migliore. Ma per il Maida la vedo un pochettino dura comunque, perché
se non entra con il figlio giusto lì a Bovalino non è facile uscire indenni, anche se è una new entry, però l'anno scorso ha visto il campionato a man bassa, quindi si lascia presagire qualcosa di importante. Comunque mister, diciamo che il Maida non può perdere, perché se dovesse perdere anche domenica si aprirebbe sicuramente una crisi. Vabbè, ma dai, bisogna buttarsi giù, dai, 2-3 partite possono pure andare male, dai, non è la fine del mondo, Francesco. Ma il mio è parere, che... perché chiedevo, essendo che voglio dire, poi perdere gente partite di fila, e non penso poi alla fine che si apre una piccola crisi, si apre, perché poi voglio dire, il male che gli altri anni è sempre stato abituato, diciamo, bene. Che ha giocato bene le partite del campionato, ha cominciato bene i campionati. Ma quello, l'importante è che l'intelaiatura della squadra c'è, gli elementi ci sono e via dicendo, poi alla lunga uscirà. Uno non si può fasciare la testa prima di rompersela. Se non ha la squadra, allora uno si fa il segno della croce, facciamo quello che è possibile, via dicendo. Però se ci sono gli elementi giusti, con il tempo arriveranno pure i risultati, dai. Vabbè, poi mister, mi sembra che sono due fuori sono partite, con questa mi sembra che una fuori, una dentro, adesso questa fuori pure, vero? Sì, questa fuori, a Bovalino. Quindi dai. Comunque, senti, una partita può anche andare male, quella in casa, perché l'importante era fare i risultati in casa, però può anche andare male la partita in casa, non sempre si può fare il risultato. Dai. Poi la Rombiolese dietro è bella tosta, quindi sicuramente penso che il Maida non abbia demeritato, poi ha perso 1-0, non è che è stato una dead black complessa. Va benissimo, Francesco. Pasquale, io ti saluto perché ti ringraziamo che ho i miei piccoli campioncini che mi aspettano. Comunque ti ringraziamo, magari se qualche volta volessi farci la cortesia di andare a vedere qualche partita lì da quelle parti, ci volessi andare, magari ci aiuteresti pure anche a commentare meglio questo girone. Basta che tu mi chiami e ci vediamo, ok? No, ma magari pure se tu fai qualche partita magari a seguirla nelle vicinanze, se ti capita magari. Può darsi che andrò a vederla, perché volevo vedere la Gioiese, che conosco un pochettino di giocatori, e anche se ha fatto 6-6, però non penso che è una squadra da ambire a grossi livelli. Comunque, ok, ci vuole un po' di tempo sicuramente, anche perché va bene. Grazie Pasquale, okay. Ti salutiamo tanto, va bene? Ciao Pino, ciao Pasquale. Ciao. Senti mister Pino, con le volte, allora diciamo domenica avete uno scontro diretto, diciamo, tra salvezze con la Stilese e col mio amico Leotto, forse conosci anche tu, un grande ragazzo, insomma, forse anche per l'allenatore, quest'anno è riuscito sicuramente a fare anche due belle partite, insomma, non ha perso. Pareggiato Rombiolo e magari domenica un po' di mare in bocca, pareggiato col Bovalino, una partita un po', diciamo, scusa per un rigore concesso alla squadra ospite, che non è detto, non era tanto convinto. Ora ti chiedo, domenica viene questa Stilese di Leotta sicuramente a fare il risultato, so che voi ancora siete un cantiere aperto, Pino, che partita avete? Ma intanto no, un cantiere aperto no, perché dopo le partenze immediatamente prima dell'inizio del campionato di Savino e Antonelli, insomma, come sai, abbiamo detto prima, sono arrivati De Siena, domenica scorsa è esordito e adesso per ultimo Gregorio Simonetti, che sarà a disposizione dalla prossima partita, per cui per quanto ci riguarda, insomma, adesso siamo, diciamo, al 99% quasi a posto così. Qui mi aspetto sicuramente una partita difficile, come lo sono tutte. Non esiste in questo campionato, come credo in nessuno, partite scontate già prima ancora di giocarle. Come ha detto bene prima Pasquale, la Stilese è una squadra comunque che già sta radicandosi bene in questo campionato, ha dei giovani molto interessanti, viene comunque da due risultati positivi.
cui sicuramente verrà a fare la sua partita a filo caso, e noi cercheremo di ripetere intanto la prestazione, se possibile anche migliorarla, di domenica scorsa a Villa San Giovanni, e possibilmente con un risultato più consono. Allora, Pino, noi ti ringraziamo tanto per, anche tu per la tua presenza con noi oggi, insomma, è stata una trasmissione, diciamo, guarda, ancora sono sicuro che non siamo perfetti, però abbiamo cominciato e questo è importante, anche per dare una forma anche di sport, oltre altre trasmissioni molto più rinomate, molto più organizzate di noi. Noi il nostro piccolo Interforza ha potuto fare un qualcosa. Se mi permetti, Francesco, solo in conclusione volevo concludere molto velocemente il discorso delle squadre lametine, facendo un grande in bocca al lupo al Fronti, che si cala in questo campionato per la prima volta, e sicuramente dopo un periodo iniziale necessario di adattamento gli auguro di fare un campionato quanto più tranquillo possibile, e poi un grandissimo in bocca al lupo al Maida. Come diceva giustamente prima Pasquale, sono soltanto due partite, per cui il Maida ha una squadra già consolidata, ha un gruppo guidato ottimamente dal mio carissimo amico Franco Barone, per cui dei valori tecnici importanti, una società che non sto io certo a dover ricordare, perché credo sia una società in quanto ad organizzazione e ad ambizioni, penso da modello un po' per tutti in questo panorama, per cui sicuramente sapranno rialzarsi e fare il campionato che sarà opportuno. Ecco, cerchiamo di dare un servizio, cerchiamo sempre di migliorarci, penso che già la prima volta abbiamo daremo anche un audio migliore alla registrazione. Una parte della trasmissione non è andata male, te lo voglio dire, non ho registrato, comunque stavo cercando di migliorare, però l'essenziale si è visto. Però io vorrei tutto ringraziare l'amico Antonio, titolare del Tisch Bar, che ci ospita gentilmente, veramente dovrebbe dargli anche a lui un premio, perché giustamente ce l'ho fatto tutto titolo gratuito, insomma, è sicuramente una persona molto brava. Ecco, vorrei segnalare che qui da lui c'è un buonissimo bar dove si può fare una consumazione che si vuole, in più anche si può scommettere sulle varie partite Serie A, Serie B, Champions League, è quello che uno meglio crede, insomma. Noi vi salutiamo, ci scusiamo se qualcosa non è andata bene, però sicuramente andrà ancora meglio nelle prossime puntate. Grazie tante, amici, e spero che siano tante, insomma, le visioni della registrazione che manderemo su YouTube. Arrivederci a tutti, grazie Pino, grazie al dottor Samere che è andato via prima, e speriamo, insomma, che questa trasmissione vada avanti e non si blocchi, insomma, sul più bello. Grazie Francesco, un saluto a tutti.